Allora, sulla base delle settimane precedenti, le settimane scorse, direi che l'affluenza, la situazione del laboratorio si è stabilizzata e quindi possiamo tornare all'orario ufficiale del laboratorio, quindi dividere le ore in due squadre anziché in tre come abbiamo fatto per le prime due settimane, no? Dalle nostre stime dovrebbero, diciamo così, essere sufficienti. In questo modo riuscirete anche ad avere un'ora e mezza per portare avanti l'esercizio, che cominciano a essere un pochino più lunghi o impegnativi rispetto ai primi esercizi che vi abbiamo segnato. Quindi, facendo l'estrazione di calcolo sugli studenti alla data di oggi che mi sono visto sul portale, la metà dell'elenco avviene intorno a tra CO e CR. COP non c'è nessuno, quindi con CO sono ancora nel turno 1 e con CR sono nel turno 2. Noi poi, come dicevamo già all'inizio del corso, questi turni li scambiamo ogni settimana, no? Tanto per rotazione, non sono orari particolarmente scomodi l'uno e l'altro, però. Okay, quindi da domani in avanti torniamo su due turni, i turni saranno, salvo grossi spostamenti o grossi, diciamo, bilanciamenti che dovessimo scoprire, cerchiamo di mantenere questi possibilmente fino a fine dell'anno, quindi non stiamo ogni volta a scoprirlo all'ultimo momento, scambiando le settimane tra di loro. Ok, allora oggi cosa dobbiamo fare? Oggi dobbiamo tirare un po' le fila sui diagrammi di processo, andando a finire le cosettine che siano state sospese la settimana scorsa. E queste cosettine sono essenzialmente tre. Uno, finire questo esercizio, di cui ci manca solamente l'ultima parte finale. Due, vedere alcuni costrutti, alcuni pattern di modellazione che ci erano rimasti un po' indietro. E tre, ragionare un pochino, magari facendo un altro pezzo di esercizio, sulla parte di scambio di segnali, perché quella è un pochino più complessa in qualche modo, più che altro per capire quando conviene utilizzarla. Okay? Allora, partiamo dal primo punto, che è quello di terminare l'esercizio sui vaccini, il diagramma di processo relativo all'esercizio sui vaccini, di cui ci eravamo detti che manca ancora questo paragrafo. Tutto il resto fino a questo punto l'abbiamo modellato, perlomeno ci pare di averlo fatto, di non aver dimenticato dei pezzi. E ciò che manca invece è questa parte in cui, in fase di salvataggio dei dati, il sistema verifica che per tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge ogni bambino sia in regola, perché la vaccinazione è stata compiuta oppure perché il bambino è resente, e segnala alla famiglia tutte le anomalie riscontrate. Poi dopo ci spiega meglio cosa vuol dire verificare di essere in regola, perché tenendo conto dell'età del bambino si confronta con l'età richiesta della vaccinazione. E poi la stessa verifica, diciamo così, la può fare il dirigente scolastico, per cui l'elenco dei bambini che sono in regola, quindi oltre che dire alla famiglia bene questo bambino è in regola, viene pubblicato e consultabile dal dirigente scolastico. Okay? Allora, io credo che l'unica cosa un po' complicata, o che ci richiede di ragionare, di questo paragrafo sia questa frase iniziale: in fase di salvataggio dei dati. Cioè, quando avviene ciò? Nei nostri diagrammi di processo che abbiamo fatto, qual è il punto in cui avviene il salvataggio dei dati? Non abbiamo nessuna azione che si chiama salva o salva i dati, eccetera. E poi, come secondo punto, nel caso in cui ci siano delle anomalie, cosa succede? Cioè, il sistema le fa vedere e basta, oppure ti aiuta, ti stimola, ti chiede di controllare, di correggere? Allora, andiamo un po' a vedere i nostri diagrammi di processo, come li abbiamo fatti e quindi quale potrebbe essere questo punto
in cui si salvano i dati anagrafici, i dati, scusate, vaccinali. Quindi avevamo un processo che si chiamava controllo vaccinazioni, che era grosso modo fatto così. Visualizzo l'elenco dei vaccini e se l'elenco è sbagliato posso fare delle correzioni. E rimango a iterare su questo elenco fino a quando la famiglia non dice che l'elenco è corretto. Ok? Allora, una possibilità sarebbe di mettere il controllo qui. Quando la famiglia mi dice l'elenco è corretto, per me, secondo me è corretto, faccio una verifica e ti mostro invece le anomalie che ci sono in questo elenco. Oppure, dentro l'attività complessa, io tutto sommato ho delle operazioni che sono di modifica, di inserimento, eccetera, potrei fare il controllo qua, cioè appena ti ho inserito un vaccino, controllo la coerenza e ti segnalo gli errori. Quindi una possibilità è questa, appena finisco un vaccino, l'altra possibilità è quando confermo che non ho più bisogno di fare altre modifiche. Ecco, tra queste due possibilità, voi vi sarete fatti un'idea, io preferirei metterlo qua, in questo processo. Perché a un certo punto forse anche più coerente con ciò che c'è scritto qua, in fase di salvataggio, il sistema verifica che per tutte le vaccinazioni, cioè presuppone che io abbia, presuppone, io lo leggo così, poi purtroppo è anche una questione di interpretazione del testo, quando hai inserito tutti i dati che devo inserire, adesso ti faccio un controllo generale e ti dico se perché non manca ancora qualcosa. Mentre invece fare questo controllo in modo puntuale e devo dire anche pedante, ogni volta che inserisco un dato mi dice guarda che ci sono ancora degli errori, dammi tempo, li sto inserendo adesso i dati, non martellarmi con gli errori, con le anomalie, perché sono ancora dentro questo ciclo qua e quindi fino a quando giro in questo ciclo sono cosciente che ci sono, sono io stesso a dire che ci sono degli errori, che l'elenco è sbagliato. Quindi lo vedrei di più qua. Non è del tutto coerente con questo, con questa parte della frase. Ogni bambino sia in regola. Allora, quando io leggo questa frase mi viene in mente che è una cosa che faccio dopo che ho confermato, tra virgolette, i dati di tutti i miei bambini, di tutti i miei figli, e a quel punto mi fa un riepilogo delle anomalie. E quindi nel mio processo però non ce l'ho questo. Non ho un punto in cui dico ho finito le modifiche di tutti i figli. Perché un processo, l'abbiamo scelto con noi, non è che... Abbiamo scelto di fare un processo che inizia e finisce con la modifica o messa a punto dell'elenco di vaccinazione di un figlio. Questo processo può essere riattivato 4, 5, 6 volte, una per ogni figlio diverso, oppure può essere riattivato una volta successiva per lo stesso figlio, perché magari ha aggiunto delle cose, ma ogni volta che lascio questo processo stiamo dicendo faccio questa verifica dei dati. Faccio la verifica ovviamente su solo questo figlio, che è leggermente diverso da quello che sarebbe, si leggerebbe dal testo che dice controlla tutti i figli. In realtà se lo controllo uno a uno, man mano che... Allora, ho queste due possibilità. O quando salvo, controllo il figlio e mi faccio vedere l'elenco degli errori sul figlio, oppure dovrei mettere una funzione a parte che fa il controllo su tutti, ma non inserita in questo processo. No? Se ho tre figli, inserisco la recensione del primo figlio, non mi aspetto che quando salvo la recensione del primo figlio mi saltino fuori degli errori sul terzo. Cioè, è utile che saltino fuori questi errori, ma non in quel contesto lì. Ok? Quindi noi dobbiamo un po' decidere come conciliare due approcci diversi alla descrizione del sistema.
Quindi potremmo dire, vabbè, ogni volta che salvo i dati di un figlio, controllo gli errori di quel figlio e lo metto qua. Benissimo. Oppure faccio in modo che questo processo non sia un processo indipendente, ma sia di fatto un'attività complessa di un processo più grande che itera sui figli. Allora, primo figlio controllo, secondo figlio controllo, terzo figlio controllo, quando ho finito tutti ti faccio il riepilogo. Mi sembra un pochino più pesante perché mi obbliga ogni volta ad andare attraverso l'elenco di tutti i figli quando magari so già che mi interessa solamente modificare il secondo. E quindi questo ogni bambino lo interpreto in modo un pochino flessibile. Ovviamente il nostro progetto, quindi facciamo le nostre scelte, possibilmente con l'azione ci sia. Quindi in questo caso sceglierei di inserirlo qua. E cosa inserisco? Inserisco la verifica, cioè il sistema verifica e poi il sistema segnala la famiglia con queste due azioni. Una prima azione che il sistema informativo compie da solo, una seconda azione nella quale la famiglia vede le eventuali anomalie, se ci sono, ovviamente. Quindi abbiamo una prima azione, se lo vogliamo inserire qua, una prima azione nella quale abbiamo che il sistema informativo verifica anomalie sui vaccini del figlio, di questo qui, che ho inserito prima, quindi questa è la prossima azione da compiere, se l'elenco è corretto. A questo punto ho due possibilità, le anomalie ci sono o non ci sono. Quindi avrò un ramo di scelta che distingue i due casi. Nel caso in cui non ci siano anomalie, posso aver finito. Nessuna anomalia, posso terminare il processo come terminava prima. Se invece c'è qualche anomalia, abbiamo che la famiglia visiona l'elenco delle anomalie. Visiona, controlla. Quindi ovviamente l'elenco delle anomalie, se non ci sono anomalie, non te lo faccio neppure vedere. Se invece ci sono anomalie, il prossimo passo che ti mostrerò sarà questo elenco. E poi dopo, beh, il testo non ci dice nulla, quindi è un po' la nostra scelta se dire dopo che hai visto l'elenco delle anomalie, comunque vabbè, i dati sono salvati, esci, oppure dopo che hai visto l'elenco delle anomalie ti faccio tornare su a correggere queste anomalie. Dipende da come lo vogliamo fare, non cambia moltissimo, nel senso che se io decidessi di chiuderla qua, cosa succede? Che la famiglia vede, inserisce i dati, pensa che siano a posto, il sistema dice guarda che attenzione che tuo bambino, visto che ha 6 anni, dovrebbe aver fatto anche il vaccino per la varicella. Ok, va bene, grazie che me l'hai detto, so che non posso portarlo a scuola. Ma se invece questo vaccino l'ha fatto e mi sono semplicemente dimenticato di inserirlo, semplicemente rientro nel sistema da sopra, riseleziono lo stesso figlio, correggo e risalvo. Quindi il fatto di chiudere questo processo fa sì che se dovessi fare un'ulteriore correzione devo semplicemente riselezionare il figlio e cominciare da capo.
Viceversa, cosa vorrebbe dire se facessi la scelta inversa di tornare su? Vediamo che razza di freccia mi viene. Ovviamente dopo la selezione del figlio, perché il figlio è sempre lo stesso. Allora, vediamo dal punto di vista del token. Vuol dire che il sistema informativo ha capito che ci sono delle anomalie, il sistema informativo ha fornito alla famiglia l'elenco di queste anomalie e quindi il sistema informativo ritorna all'elenco dei vaccini permettendo alla famiglia di correggere questo elenco e quindi torna su. Quindi il primo, io ho due cicli uno dentro l'altro, quello più interno è la famiglia semplicemente che sa che deve aggiungere dei dati, quello più esterno è il sistema che segnala le anomalie in dati che invece la famiglia ritiene che siano corretti. Cosa capita però se questa anomalia c'è davvero? Cioè, questo qui davvero non ha fatto il vaccino. E non è che tornando su lo fa. Non ce l'ha, quindi dovrò prima andare a farlo, poi dopo che l'ho fatto inserisco il certificato. Io, un sistema informativo non può mai imprigionare l'utente e obbligarlo a fare una cosa. Vorrà dire che il token in questo caso si predispone a visualizzare l'elenco e eventualmente modificarlo, ma l'utente non lo fa. Non lo fa semplicemente perché il certificato non ce l'ha ancora. Vabbè, chiuderà il sistema. E poi quando avrà il vaccino rientrerà in questo processo e ricomincerà da capo con un altro token. Noi abbiamo processi che possibilmente li portiamo a termine, quindi il token arriva a morte naturale perché quella pratica è finita. Però non c'è nulla che possa obbligare l'utente a portare a termine un processo. Se l'utente interrompe a metà, ha interrotto, fine. Il fatto che il token sia qua significa che in teoria lui è arrivato fin qui, quindi da qui può proseguire, anche in un secondo momento. Nella pratica, quando avete chiuso, se riaprite ricominciate da capo, quindi ricominciate con un altro token e quello di prima è perso, non è più raggiungibile, non c'è più modo di recuperare. No. Non è come quando scrivete un documento, a un certo punto salvo e chiudo, ma quando riapro Word il documento non lo trovo lì, esattamente nel caso in cui l'avevo lasciato. Allora è come se il token fosse rimasto lì in attesa mia, cioè, mettete qualcosa nel carrello di Amazon, vi rimane. Poi lui comincia a scassarlo perché mi dice guarda che è un carrello, ma rimane lì, il token rimane di ferro. Quando mi ricollego riprendo da dove ero rimasto. E muoio. Oppure semplicemente ricomincio da capo rientrando nella stessa funzionalità. Quindi se i token, diciamo così, abbandonati rimangono comunque per sempre, quindi l'utente ha modo di continuare da dove era rimasto. Oppure i token abbandonati dopo un po' vengono distrutti, dimenticati. Dal sistema stesso dipende un po' dalle caratteristiche del sistema che vogliamo fare. Non spaventiamoci mai del tipo ma adesso l'utente è obbligato a fare questo, no? Non è mai obbligato. C'è sempre una via di uscita che non disegniamo mai, che il cliente, che l'utente se ne va, l'utente abbandona. Questo ricordiamoci sempre, noi ci scriviamo, la famiglia visualizza. Ma la traccia che stiamo scrivendo è che il sistema informativo prepara una videata affinché la famiglia possa visualizzare, possa se ne ha voglia. Okay? Anche per questo qua lo scritto la famiglia visiona, anche se nel testo c'era scritto il sistema informativo mostra. Lo vediamo sempre dal punto di vista dell'utente. La famiglia può visionare questo elenco perché il sistema informativo gliel'ha preparato. Se poi non lo fa, vorrà dire che se ne va senza leggerlo questo, pazienza. Il sistema e il controllo l'ha fatto. Ok? Quindi dal punto di vista pratico non c'è molta differenza tra queste due possibili soluzioni. Adesso pongo la domanda, poi ti dico cosa penso io. Ma non conviene che la famiglia che si posiziona l'elenco si ritorna direttamente alla famiglia a correggere i vaccini. Allora, lui dice, da famiglia visione l'elenco delle anomalie, anziché tornare a visualizzare l'elenco, andare direttamente alla correzione dell'elenco, e quindi l'aggiunta, eccetera. A me non piace per due motivi.
Il primo è più, diciamo così, relativo all'esperienza utente, cioè ti dico che ci sono degli errori e poi ti riporto nella videata da cui li puoi correggere, anziché buttarti già subito direttamente a obbligarti a correggere qualcosa. Lui è abituato a lavorare su questa videata, lo riporto lì. Ma il motivo vero per cui non mi piace è che se io facessi quello che suggerisci, cioè non faccio casino con le frecce, scusatemi, cosa faccio di male io sempre con queste cose? Beh, la cancello. Se facessi quello che mi suggerisci, avrei due cicli non strutturati. Cioè, vedi che è un ciclo più esterno che inizia qua, continua e finisce, gira qui, che è quello che avevamo già prima, più esterno, non posso... E poi ne ho un altro che invece, diciamo che inizia forse qua, gira di qui, ritorna di qua, poi torna su, poi da qua posso uscire, rientrare di qua. Però questi due cicli non sono uno interno all'altro, né uno esterno rispetto all'altro, perché si accavallano, si intrecciano in modo non strutturato. Allora io questo cercherei di evitarlo il più possibile, perché altrimenti rischio di perdermi probabilmente dei percorsi a cui non ho pensato e che saltano fuori perché questo token fa dei giri imprevisti. Quindi io questo lo eviterei. Spesso mi accorgo che qualcosa non è strutturato quando non riesco a disegnare il grafo in modo planare, cioè quando sono obbligato a fare, quindi in realtà in questo caso potrei anche disegnarlo in modo planare passando da sotto, quindi non si incrociano le frecce, però comunque i cicli sono comunque intrecciati in modo non strutturato, quindi questo cercherei di evitarlo. Se lo volessi fare dovrei proprio ristrutturare completamente tutto il diagramma, se per me è importante saltare questo passaggio e andare sotto. Io seguendo il principio dei minimi vincoli, cercando di fare un sistema informativo che è semplice, che non crea delle cose troppo complicate per gli utenti, mi verrebbe da far così. Nel senso che a un certo punto, ti ho segnato le anomalie, io so che forse alcune delle anomalie tra quelle che ti ho selezionato potresti correggerlo subito e altre magari no. E allora io per ora ti saluto qua, se le puoi correggere puoi benissimo farlo. E altrimenti torni in un secondo momento e le digitati. Però è solo proprio una sfumatura, ecco. Al lato pratico non è che cambi moltissimo, modellare in un modo, modellare nell'altro. Ok, l'ultima azione che può essere fatta su questo sistema, è di questa fase qua, nella verifica si tiene conto dell'età del bambino confrontandola con l'età richiesta di ciascuna vaccinazione. Cosa mi dice? Mi dice due cose. Uno, controlliamo di averle queste informazioni. Quindi queste informazioni cosa sono? L'età del bambino, ossia la sua data di nascita, e le date in cui sono avvenute o la vaccinazione o l'esenzione. Queste cose ovviamente se le abbiamo dobbiamo averle nel diagramma delle classi, dove giustamente nella vaccinazione ho una data, nell'esenzione ho una data di inserimento ad esempio dell'esenzione stessa e del figlio ho la data di nascita. Qua. Quindi questi dati li ho, in questo controllo che è descritto qua a parole lo posso fare. Nel processo non vedo il fatto che venga fatto questo controllo. Dov'era il processo? Se volessi, perché magari questo sembra semplice da controllo di dati, però se volessi mettere in evidenza che questo controllo viene fatto, ciò che dovrei fare è trasformare questa azione in un'azione complessa e dentro questa azione complessa fare un ciclo in cui va a prendere vaccino per vaccino e mette il controllo delle date, quindi scrivendolo a un livello di dettaglio maggiore e poi dicendo sì, no, diciamo così, valido oppure
errore o anomalia. Però sarebbe un controllo che si fa su ogni singolo vaccino all'interno di un ciclo che metterai dentro un'attività complessa associata a questa azione. L'ultimissima riga è quella del dirigente scolastico che può controllare l'elenco delle vaccinazioni. L'elenco dei bambini. Quindi non ti dice quel bambino lì quale vaccinazione ha fatto. Bensì ti dice qual è l'elenco totale dei bambini che sono in regola. Allora questo è molto semplice perché è un diagramma di attività piccolissimo in cui questa volta il dirigente scolastico controlla i bambini e ha un'azione sola in cui il dirigente scolastico consulta l'elenco dei figli in regola. È un processino in cui il token è il singolo accesso per consultazione del dirigente. Una pagina in cui lui ovviamente si identifica, mette la login, la password, ma abbiamo detto che la parte di identificazione non le modelliamo, diamo per scontato che ci siano per poter accedere al sistema. E a quel punto lui avrà la funzione sola, consulta l'elenco, attiva la funzione, vede l'elenco e chiude. Come fa il sistema a sapere quali sono i figli di tutte le famiglie a questo punto che siano in regola? E ha due modi per farlo. O quando il dirigente scolastico glielo chiede, va a ricontrollare tutti i vaccini di tutti i figli di tutte le famiglie, quindi sta un attimo a pensare, poi gli spiego pure l'elenco, che è un modo. Oppure il sistema informativo, nel momento in cui ha fatto il controllo per la famiglia, perché questo controllo l'ha già fatto prima, se lo ricorda, se lo salva da qualche parte. E allora va semplicemente più a produrre l'elenco di quelli che si è salvato da parte, perché sapeva che era la regola. In questa seconda ipotesi, poi ragioniamo se ha senso, o quale preferiamo. In questa seconda ipotesi mi verrebbe da aggiungere a figlio un ulteriore campo, valido, non valido, e quindi in fase di generazione dell'elenco vado a farti l'elenco di tutti i figli che sono stati marchiati come valido. E quando è che lo marchi come valido? Quando nel processo che abbiamo appena fatto su questo ramo qui in cui non facevo nulla io scriverò che il sistema informativo marchia questo bambino come valido. Allora in questo caso il processo del dirigente è molto più veloce perché basta semplicemente prendere tutti i bambini che abbiano questo booleano valido o non valido a true, a vero. Quindi abbiamo due possibilità: o qui rifaccio tutti i calcoli, tutte le verifiche, oppure nel momento in cui faccio le verifiche, che è qua, mi salvo il risultato di questa verifica nel modello concettuale e poi uso questo dato che avevo calcolato prima. Per voi qual è meglio? Ricalcolo o lo salvo? Salvo. Chi è per salvo? Metà. Io sarei per ricalcolo. Ho cercato di convincervi che era una buona idea salvo, nel senso che vi ho convinto perché è sicuramente più veloce, più prestante, eccetera, ma ce l'avrebbe tempo.
c'è un bambino che oggi è in regola, domani compie gli anni, non è più in regola, potrebbe non essere più in regola. Cioè il passare del tempo fa diventare un bambino valido un bambino non più valido. Perché il confronto che faccio è tra data di nascita e l'età richiesta da una certa inoculazione. Allora, se io faccio il controllo adesso e il dirigente scolastico va a controllare tra un anno, il bambino adesso magari è in regola, ma tra 6 mesi deve fare un vaccino, non l'ha fatto. Se non l'ha fatto, questo campo ipotetico valido rimane vero, nessuno lo mette falso. E allora il sistema andrebbe a vedere, scoprirebbe che è valido. Allora dovrei complicarmi la vita, dovrei dire sì, non solo è valido, ma ti dico quando ho verificato che era valido. E quindi considero solamente quelli validi, validi recenti, che sono stati marchiati come validi un mese fa, o meno di due, un mese o due fa. E gli altri invece non li calcolo. Allora non so se sto facendo veramente tanto risparmio, no? Se lo compito di più, tanto vale calcolare. Però al di là del ritardo nella risposta dovuto a un potenziale ricalcolo, più che altro il nostro ragionamento deve essere quella proprietà lì, è una proprietà che una volta che è impostata non cambia più, o se cambia, cambia in risposta a ben precise azioni che il sistema informativo fa, oppure la validità di quella proprietà dipende da fattori esterni. E se dipende da fattori esterni come questo, cioè il fatto che il bambino cresca, il sistema informativo non ce l'ha sotto controllo, quindi non è un'informazione che può ritenere valida. Quindi a volte ci sono un po' questi trucchi, soprattutto poi nel modello concettuale in cui uno cerca di fare una fotografia istantanea, mi vedo i dati oggi, poi c'è sempre lo sforzo ulteriore di immaginare come questa fotografia evolve al passare del tempo, o perché il sistema, i processi vanno avanti, fanno cose, oppure perché semplicemente il mondo esterno cambia. E questo è anche il motivo, me lo sarei potuto chiedere, anzi me lo sono chiesto mentre lo disegnavo, questa azione qua è un'azione del sistema informativo che non lascia traccia nel sistema. Cioè io ho fatto un controllo, poi questo controllo mi è servito semplicemente per fare questo elenco. Basta. Noi dicevamo, le azioni che non lasciano traccia sono quasi inutili. Beh, in realtà questa è finalizzata a visualizzare questo elenco. Poi il risultato di questa elaborazione lo butto via, perché se lo ricalcolassi domani sarebbe diverso. Allora me lo ricalcolerò quando mi servirà. Dimmi. È finita la batteria? Sì, è morto. Ce ne sono due, vediamo se sono... Ecco. Allora, semplicemente per ricordarci di questo ragionamento, beh, forse questo processo lo posso leggermente modificare aggiungendo o esplicitando il fatto che prima che il dirigente scolastico possa consultare l'elenco il sistema informativo deve fare una verifica sulle vaccinazioni di tutti i figli e quindi poi mostrare l'elenco di quelli che sono in regola. Okay.
E questo dovrebbe concludere, direi, la modellazione di tutti gli aspetti di processo legati a questo esempio. Poi, come vi dicevo, ci sono ancora un paio di dettagli che andiamo a prendere da qua. Sulla modellazione di processo che ci sono rimasti da trattare. Uno dei quali è questo. Che prende il nome di terminazione implicita. La terminazione implicita è un altro tipo di nodo nei modelli di processo che termina, il nome è un po' sfortunato perché non ci dice nulla, non è particolarmente evocativo, termina non un intero processo ma un percorso parallelo all'interno di un processo. Cioè, cosa vuol dire? La rappresentazione del nodo di terminazione implicita è un cerchio con una croce, con una X al suo interno. È un nodo di terminazione, per cui quando il token arriva su questo nodo viene distrutto, ma a differenza del nodo di terminazione di processo, che conclude il processo e quindi distrugge tutti i token eventualmente ancora presenti che siano stati generati dal fork, ovviamente, perché l'unico caso in cui si chiude un token in un processo è quando il fork ne ha generate delle copie. Nel caso invece della terminazione implicita, muore quel token e basta, e l'altro rimane vivo. Ok? Quindi in questo caso, giusto per capire come funziona, abbiamo un token che arriva tranquillamente al suo fork e come tutti i fork si biforca, in questo caso in due, abilitando l'azione B e l'azione C. Entrambe sono abilitate, supponiamo che avvenga prima l'azione B, allora in questo caso il token all'uscita dell'azione B arriva al nodo di terminazione implicita e questa terminazione implicita distrugge questo token, ma non distrugge il processo e quindi l'altro token rimane ancora vivo. Noi la settimana scorsa, quando giocavamo col timeout, abbiamo giocato proprio sul fatto che quando uccido un processo l'altro token che era rimasto in attesa veniva disabilitato, distrutto, no? Quindi ci serviva. In altri casi invece ci può servire mantenerlo attivo, perché anche quest'altra azione, con i suoi tempi, magari in tempi diversi, deve essere svolta. Allora, se voglio terminare un ramo parallelo lasciando andare avanti gli altri rami paralleli, lo posso fare con questo nodo di terminazione implicita. La differenza appunto è la terminazione esplicita, che finora abbiamo sempre solo chiamato terminazione del processo, in cui ovviamente la distruzione di un token distrugge anche l'altro, tutti gli altri eventualmente presenti. Ok? Quindi questa è un ultimo costrutto di cui non avevamo avuto bisogno, quindi la settimana scorsa non l'avevo tirato fuori per non caricare inutilmente gli esempi. Questo del discriminatore strutturato invece l'avevamo già visto come strumento per permettere una scelta, l'avevo chiamato anche scelta non deterministica, una scelta tra due azioni in cui la scelta la posso scoprire solamente quando l'utente farà l'azione e non posso o non voglio chiedere all'utente quando compierà quell'azione o quale azioni vorrà compiere. Non voglio chiedere in anticipo. Questo va bene se la scelta tra queste due alternative è una scelta dell'utente, perché abilito entrambe queste alternative con un token e poi a seconda che l'utente faccia una oppure l'altra andrà avanti un token e ovviamente distruggerà l'altro, oppure viceversa andrà avanti il secondo token e distruggerà il primo. Ma questo richiede, visto che sono delle azioni, una interazione dell'utente, quindi l'utente che sceglie cosa fare. Ci sono invece dei casi in cui non è l'utente che decide cosa fare, adesso qui vi risparmio l'animazione che abbiamo già visto,
non è l'utente che decide cosa fare, ma è l'ambiente che, nel quale si verificano certe condizioni. L'ambiente, nel senso che informazione che il sistema informativo riesce ad ottenere o riceve da altri sistemi informativi che lo informano, gli passano una certa informazione, altri sistemi informativi o altri processi paralleli, eccetera. Allora, possiamo costruire un costrutto molto simile, qui è chiamato costrutto di scelta ritardata, scelta differita, in cui al posto delle azioni dell'utente abbiamo la ricezione di segnali. Cioè, il sistema informativo sa che dovrà succedere o una cosa oppure l'altra, non sa quale delle due succederà prima, perché sono cose che avvengono dall'esterno, possono avvenire in altri processi che poi mandano un segnale quando l'evento 1 o l'evento 2 accade effettivamente, oppure possono essere informazioni che arrivano proprio dall'esterno del sistema informativo stesso, non dall'utente direttamente. Però a seconda che succeda prima 1 o prima 2, dovrò fare cose diverse. Allora, io non posso mettere due ricezioni di segnali in serie una dopo l'altra, no? Perché se le mettessi in serie deve per forza arrivare prima uno, e poi solamente dopo che è arrivato uno mi metterò ad aspettare il due. Quindi io devo proseguire la lavorazione sia che mi arrivi uno, sia che mi arrivi due. Quando almeno uno, il primo dei due segnali mi arriva, allora io, ok, finisco questa zona di ricezione e vado avanti ad elaborare ciò che ho ricevuto. E molto probabilmente la prima cosa che farò sarà di chiedermi, sì, ma cosa ho ricevuto da queste due opzioni? Questo è il comportamento che hanno praticamente tutti i server, diciamo, nelle architetture di rete. Un server ha una porta aperta in cui accetta richieste da altri client. E lui è in attesa di più richieste possibili, no? Forse vi ricordate quando quelli di voi che l'anno scorso hanno visto un po' di socket, la filosofia è quella: io sono lì in attesa sempre di più comandi possibili. Quando ricevo qualcosa guardo a vedere che cos'è e quindi poi lo elaboro. Però prima di riceverlo non so cosa riceverò, non so quale richiesta riceverò. L'accept del socket, ma qualcosa di questo genere. Qui, per come funzionano i segnali in UML, ogni blocco di ricezione segnale è in grado di ricevere solo un tipo di segnale. Tutta questa manfrina non servirebbe nulla se io potessi mettere un blocco di ricezione segnale con scritto dentro qualunque cosa. Ricevi un qualunque segnale e poi dopo andiamo a vedere che segnale ho ricevuto. L'UML questo non lo prevede, prevede invece di dire sì, ma dimmi qual è il segnale che stai aspettando in questo momento, non qualunque, perché c'è questo meccanismo in broadcast, se io scrivessi qualunque potrebbe arrivarmi una cosa a cui non ho mai pensato, fatta da un processo che non c'entrava niente. Quindi io devo dire quali sono i segnali specifici che in questo contesto qui voglio ricevere, voglio analizzare. Poi il meccanismo di gestione del token è esattamente lo stesso, ciò che cambia è la causa di sblocco. Nel primo caso la causa di blocco è un'azione dell'utente, nel secondo caso è un evento esterno. Ovviamente tutte queste cose possono essere combinate tra di loro. Quando abbiamo visto il pattern per il timeout era un miscuglio di questi due, perché nel timeout c'era da un lato un'azione di un utente, dall'altro lato c'era una clessidra che è un tipo particolare di ricezione segnale. Quindi sta poi a noi costruire poi ciò che ci serve, no? Usando con ispirazione questo tipo di modelli base, nel senso. Va bene. Ok. Allora, io vorrei poi, però ancora, fare insieme qualche esempio, diciamo così, di tipo più didattico, quindi non su esercizi lunghi, perché ne inizieremo magari un altro in parallelo da portare avanti. Per ragionare un po' meglio sulla parte, forse l'ultima, quella un pochino più critica, come accennavo, che è quella dei segnali. Ok?
a cosa possono, quali sono i contesti in cui possono nascere, si possono usare i segnali. Poi li rivedremo facendo gli esercizi, però almeno abbiamo una sorta di, diciamo così, piccolo vocabolario dei modi in cui si possono usare. Allora, parliamo di diagrammi delle attività. Quindi ricordiamo che la cosa base è che noi abbiamo, fatemi fare una cosa non ortodossa, cioè fare due processi nello stesso disegno, ma solo per averli insieme, no? Solo per ragioni grafiche. Un utente che fa qualcosa e poi decide, il sistema decide di, dove è andato qua, inviare un segnale e poi il processo continua. E questo può essere ricevuto da un altro processo attraverso appunto una ricezione di segnale. Quindi questo segnale, azioni, chiamiamole pure, lasciamole pure 0, 1, 2, 3, non ci interessa in questo momento cosa facciano, però i due segnali devono essere chiamati nello stesso modo. Quindi ad esempio sincronizzazione. Adesso ingrandisco la figura. Quindi noi abbiamo due processi diversi, ciascuno col suo token, quindi non, immaginiamoci due videate diverse, che fanno le loro cose, il chip, il fork, eccetera. A un certo punto il processo di destra, partiamo da questo, sa che non deve continuare fin tanto che non riceve il via libera da un altro processo. Questa è la forma più semplice di comunicazione, in cui un processo si ferma e aspetta che l'altro processo sia arrivato a un determinato punto. L'unica informazione che viaggia in questo momento, in questo esempio, è il fatto che il primo processo sia arrivato a compiere l'azione, a terminare l'azione 0. Okay. Esempi di questo comportamento, ma quando tu magari devi compilare una domanda, quindi devi inserire dei dati e a un certo punto hai inserito questi dati, poi magari devi inserirne altri, ma il fatto di aver già inserito questi dati permette a qualcun altro di prendere in carico questa domanda andando a leggere il modello concettuale ciò che hai fatto, ciò che hai inserito, e poi agire in qualche modo. È un po' più, diciamo così, curioso capire cosa l'altro può fare prima di aver ricevuto questo segnale. Perché l'altro può già fare qualcosa senza sapere se io ho già inserito i miei dati? A volte sì, a volte no. Possiamo metterci d'accordo io e te di fare una relazione insieme, allora iniziamo a lavorarci entrambi, tu a un certo punto dici sono arrivato, ho finito la mia parte, allora io in relazione 4 le metto insieme, le coordino, magari io ho fatto il testo e tu hai fatto i grafici, allora io in relazione 3 ho cominciato a scrivere il testo, poi quando tu mi dici i grafici sono pronti li metto dentro, tu qui vai a prendere un caffè perché tanto la tua parte è finita. Quindi può darsi che ci siano dei processi in cui i singoli token, quindi i singoli attori che portano avanti questi token, possono già fare delle azioni, ma non le possono portare a termine finché non arrivano a certi punti di scambio. In altri casi, invece, il secondo semplicemente prende in carico un'azione che gli è stata comandata, ordinata dal primo. Allora, in questo caso, al posto dell'azione 3, a volte non c'è nulla da mettere. Allora, in questo caso si usano dei pattern molto più limitati, c'è una cosa di questo genere.
il processo parte così e poi ci sarà l'azione 4, l'azione 5 successiva. Quindi è più frequente vedere che il processo semplicemente non parte finché non riceve il via, perché magari prima non ha quasi nulla da fare. C'è anche una scorciatoia per questo, cioè quando dovete disegnare una cosa di questo genere la si può anche disegnare omettendo il nodo di start, cioè si vedono disegnati dei processi che partono direttamente da una ricezione di segnale. Senza il pallino che è sottinteso a questo punto, cioè la ricezione del segnale fa partire il processo e genera il token in se stesso. Le ultime due esempi sono esattamente la stessa cosa, solamente il secondo è una abbreviazione grafica. Ecco, in questo caso il processo di sinistra si disinteressa di ciò che succede dopo che lui ha mandato il segnale. Cioè, va avanti a farsi i fatti propri. Quindi in questo caso il processo di sinistra dice vai pure e quello di destra prenderà carico della procedura e andrà avanti. Al processo di sinistra non interessa che cosa farà quello di destra. Non interessa, nel senso che non c'è nessun momento in cui il processo di sinistra vuole sapere il risultato di ciò che ha fatto quello di destra. Ok? Questo lo stiamo disegnando sempre pensando che i due processi siano nello stesso sistema informativo, nel nostro sistema informativo. Quindi sono due activity nostre che stiamo progettando noi e che hanno bisogno di comunicare. Se per caso queste due activity non fossero entrambe nel mio sistema informativo, ma una delle due fosse un sistema informativo esterno, allora io vedrei solamente metà di questa figura. Se io sto mandando un'informazione a un sistema esterno, io vedo questo, sì, ma la parte di destra non la vedo più. Io vedo a un certo punto che il mio sistema informativo manda dell'informazione. Qualcuno riceverà, spero. Semplicemente il fatto che chi la riceve sia un processo che non mi appartiene più, perché è un sistema informativo diverso, fa sì che io non veda tutto il processo di ricezione e di elaborazione di quel messaggio. Se a un certo punto il mio sistema informativo dice manda un sms, manda una mail, spedisce un tweet, salva un dato o invia un documento, e il destinatario di questo invio è il server di mail, diciamo così, un archivio in cloud, Twitter, il gestore di SMS della telefonia mobile del mio cliente, e sono tutti esempi di sistemi informativi che ovviamente vanno a prendere in carico quell'informazione, ma che non sto progettando io, ci sono già. Allora io vedrò solamente l'invio, ma non vedrò la ricezione. E questo succede spesso, l'invio di una mail. Quindi il sistema a un certo punto informativo a un certo punto deve mandare una mail. Cosa vedo come lo modello? Semplicemente così. Il sistema invia un messaggio. Chi riceve questo messaggio? È il server, se tu hai la posta su Gmail, allora chi riceve il messaggio sarà il server della posta di Gmail. Non lo faccio. Se invece ti mando la posta del Politecnico, chi riceve il messaggio sarà il server di posta del Politecnico, a cui poi l'utente si collegherà e vedrà il messaggio. Quindi poi dentro il server di posta del Politecnico c'è l'utente che prima ovviamente il server riceve il segnale, aspetta che si chiama sincronizzazione. Dopo, solo dopo che quella mail è stata ricevuta, l'utente la può leggere. Allora, questa è un'azione che l'utente farà sull'altro sistema. La ricezione, questo segnale di ricezione, non è la ricezione da parte dell'utente, da parte del sistema che lo riceve, se lo salva da qualche parte. Poi,
l'utente si collega e lo legge. L'SMS, nel caso di un SMS, questo qui è il mio cellulare che riceve il messaggio e questo sono io quando lo apro e lo leggo. Nel caso della mail è appunto il server di posta e il programma di posta che io apro sul sito per vedermelo. Entrambe queste cose ovviamente sono, normalmente quando portiamo un sistema informativo, assumiamo che ci siano ma sono esterne, quindi non vediamo questa seconda metà. Diverso invece è il caso in cui poi vi tiro fuori la prossima settimana i temi d'esame in cui queste cose sono state fuori, no? Ma qui ragioniamo sui casi possibili. Immaginiamo un sistema informativo in cui che abbia una componente server e una componente mobile. Quindi c'è un'applicazione che gira sul server e poi c'è un'app da installarti che si collega a quella, no? Come sono la maggior parte dei servizi oggi. Allora, in questo caso, sia il server sia l'applicazione, pur essendo due sistemi software distinti, fanno parte sempre del mio sistema informativo. Allora, in quel caso, no, pensate appunto, ho detto prima Twitter. Allora, qualcuno che sul sistema si collega a Twitter, mi scrive un messaggio e il sistema me lo manda. Il server di Twitter sa che io sono collegato anche col cellulare, con l'account, e manderà una notifica all'applicazione. L'applicazione è sempre mia. Adesso non stiamo, immaginiamo di essere noi i proprietari di Twitter. Noi avremo un processo che gira sui server e un altro processo che gira su migliaia di telefoni in giro, no? Ogni utente avrà il suo. Allora, in questo caso, chi riceve il messaggio è un altro software che fa parte dello stesso sistema informativo e quindi fa parte ancora della nostra progettazione. Quindi, è fuori ma non del tutto. Noi possiamo avere più processi, no? L'esempio che abbiamo fatto dei vaccini, erano tutti i processi che immaginavamo tutti dentro l'unico server. Era il sito che gestiva tutte queste funzioni, erano tutti lì, processi paralleli, a volte si scambiavano informazioni, ma dal punto di vista fisico erano concentrati in un unico luogo. Invece un servizio che usa come interfaccia un'applicazione mobile ha le due componenti. Quando voi aprite l'app del Poli, no, per vedere l'app del Poli vi dà la notifica che vi dice domani c'è l'esame, l'appello dell'esame d'Italia, oppure sono stati pubblicati i voti. Questo è un pezzo del sistema informativo della didattica del Politecnico di cui il grosso sta sui server centrali e poi ci sono dei pezzettini distribuiti che sono ad esempio l'app, che dal punto di vista di chi le ha progettate sono un sistema unico fatto di varie parti che comunicano tra di loro. Allora, in questo caso ha senso modellare come parte del sistema questo processo di ricezione. Qual è la differenza tra mandare una notifica sull'app del Poli o su Twitter e mandare un SMS o una mail? Cioè, dal punto di vista utente non cambia quasi nulla, però dal punto di vista del sistema informativo cambia, perché quando mando un SMS mi appoggio al sistema informativo del gestore telefonico che c'è già, non lo devo progettare, funziona come funziona, non posso decidere io di modificarne il funzionamento o scegliere come debba funzionare. E so che attraverso quel canale l'informazione probabilmente arriverà all'utente. Il fatto che l'informazione arrivi all'utente non lo posso sapere. Quando io ti mando un SMS non ho modo di sapere che tu l'abbia letto, neanche ricevuto. Idem una mail. Quando ti mando una mail, a meno che non ci sia attivata la ricevuta di ritorno, cose di questo genere, tu la leggi su un altro sistema informativo. Il mio sistema informativo non può sapere cosa stai facendo tu, se l'hai cancellata, se l'hai letta, se l'hai inoltrata, non è più mia. Se io invece la stessa notifica, tipo domani c'è l'esame,
te la mando sull'app che ho fatto io. Io so esattamente quando l'ha ricevuta, so quando l'ho mandata ovviamente, ma so anche quando l'app l'ha ricevuta e quando tu l'hai detta e cosa ci hai fatto. Poi magari non me ne frega niente, non me ne salvo queste informazioni, va bene. Però concettualmente sono azioni che l'utente fa ancora dentro il mio sistema informativo. Ok? Quindi c'è questo confine che non è un confine tecnologico, ma è un confine di proprietà. Questo è mio, lo sto progettando ancora io e quindi vedo cosa succede al suo interno. Questo non è più mio e quindi non vedo cosa succede più al suo interno. Quindi nel caso dei sistemi distribuiti esiste questa variante in più, un processo che è esterno al sistema, ma ancora facente parte del sistema, perché il sistema stesso è fatto di più parti distinte. In questo caso bisogna fare attenzione, come in tutti i casi di sistemi esterni, che il modello concettuale che vede il server centrale non è detto che possa essere visibile anche dall'applicazione mobile. Anzi, di sicuro l'applicazione mobile non può vedere tutto i dati che stanno sul server. Avrà un suo modello concettuale più piccolo con dei dati più limitati. Oppure addirittura non ne ha. Nel senso che quando ha bisogno di visualizzare qualcosa lo va a chiedere con delle richieste. E questo ci porta alla seconda tipologia di interazione. Quindi questa è una modalità di interazione unidirezionale. Io mando, qualcun altro riceve. E poi a seconda di chi sia chi riceve, ben detto lo vedo, non lo vedo, posso fare qualcosa prima oppure no. E ci sono questi 3-4 casi, mando l'SMS, mando la mail, quindi vedo solamente l'invio, invece mando una notifica e allora effettivamente gestisco anch'io la ricezione. Però è natura unidirezionale e questo lo capiamo perché l'azione 2 si compie indipendentemente dal fatto che dall'altra parte qualcuno abbia fatto le azioni successive oppure addirittura il segnale sia stato ricevuto oppure no. Magari c'è il telefono spento, è ancora lì in coda. L'altra tipologia invece sono i messaggi usati per attivare delle funzioni remote. Ad esempio, partiamo da questo esempio, c'è l'utente che è sulla app del Poli, vuole vedere l'orario delle lezioni, quindi l'utente consulta l'orario e l'app che c'è sul vostro telefono non lo sa qual è l'orario, quale sia l'orario, perché magari ha cambiato 3 minuti fa l'aula. Quindi l'unica cosa che può fare prima di, diciamo così, che della visualizzazione dell'orario utente, prima di visualizzare l'orario, l'app deve ottenere questa informazione, acquisirla. Ma l'app non ce l'ha salvato, il database che contiene gli orari sta dentro il server del Politecnico, dall'altra parte. Allora non può fare altro che fare uno scambio di messaggi bidirezionale di questo tipo. Richiede orario, ricevi orario. Cioè l'app sa che ha bisogno di un'informazione e sa di non averla. Allora manda un messaggio a un altro processo che invece abbia l'informazione e sia disposto a condividere. Non può leggere i dati dell'altro processo e quindi deve chiedere gentilmente di dare quell'informazione. E dopo che ha mandato la richiesta si ferma in attesa della risposta. Poi se volete quel metodo ci potete mettere un time out in parallelo per dire se la risposta non arriva, poi qualcosa faccio e vado avanti. Però, sperando che tutto vada bene, rimango in attesa della risposta.
Quando avrò la risposta, finalmente la potrò visualizzare e farci cose. Ok? E dall'altra parte cos'ho? E dall'altra parte avrò un processo che è un processo server che rimane in attesa della richiesta orario. Quando riceve una richiesta, consulta, quindi sistema informativo, consulta l'orario, consulta database orari. Dopodiché può finalmente rispondere. Quindi risponde un segnale che si chiama riceve orario. E poi ha finito. Ops, no, sbagliato. Forma. Questa qua non la usiamo mai noi. Usiamo questa qua. Rinvia. Allora, i nomi sono un po' strani, nel senso che il segnale che riceve si chiama richiedi e il segnale che invia si chiama ricevi. Era perché devo mettere gli stessi nomi che c'erano dall'altra parte. Questo è un pattern di tipo richiesta risposta. Request response, oppure master slave, oppure client server. Ho un client che fa delle richieste e un server che rimane in attesa di possibili richieste. Ogni volta che riceve una richiesta la elabora e dà una risposta. Quindi a volte, per usare la terminologia più client server, questi due messaggi lo posso chiamare messaggio di richiesta e l'altro è messaggio di risposta. Lato sinistro non cambia molto scrivere richiedi o richiesta, ma lato destro, lato server, si capisce un po' meglio se li chiamo richiesta e risposta. Perché a questo punto leggerò che il server rimane in attesa di una richiesta di orario, quando riceve consulta il database, sistema informativo consulta il database, e poi il sistema informativo risponderà, invierà la risposta alla richiesta precedente. Allora, in questo modo il processo di sinistra non è più indipendente da quello che fa il processo di destra, ma nel momento in cui invia una richiesta attende la risposta. Questa è una comunicazione di tipo sincrono, nel senso che io vado, mi fermo e aspetto e proseguo, mentre invece la comunicazione precedente era sincrona, mando un messaggio e poi però me ne disinteresso totalmente. Quindi quando abbiamo bisogno di consultare dati che sono altrove, oppure salvare dati altrove, e vogliamo avere però la conferma che siano stati salvati, usiamo uno schema duplice di questo genere. Anche qui vale la stessa regola, per cui se una delle due metà, o il client o il server, non fa parte del mio sistema informativo, io non la vedo. Vedo solo questa o vedo solo questa, sapendo che però dall'altra c'è qualcuno che aveva progettato la parte simmetrica per poter funzionare insieme. L'ultima nota da ricordarci sempre, ma la dico perché in questi segnali l'utente non c'è mai, ok? Quindi l'utente, se deve agire, deve agire o prima o dopo lo scambio di segnali. Per oggi basta. Ci vediamo alla prossima.